Poracci, bentornati o benvenuti sul TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi sempre in formissima. Allora, la puntata di oggi sarà ricchissima come al solito, però sono costretto a tagliare un po' di parti. È stata una giornataccia al lavoro e in più non sono ancora al 100% della forma fisica, quindi beccatevi un TG Poro light poraccio al 100%. Meglio poro che niente. Se siete nuovi, mi raccomando, iscrivetevi al canale per mettervi in marcia verso la conquista non violenta di internet.poro e la liberazione delle vie respiratorie. In descrizione trovate tanti links, tutti quanti da cliccare. Mi raccomando, fatelo. Io ho detto tutto, iniziamo! Sarà pure un TG Poro Light, ma l'angolo della poracciata non ce lo toglie nessuno. Prima di tutto, siamo agli sgoccioli dei saldi sull'eShop. Avete le ultime ore a disposizione per approfittare di sconti stra-interessanti come quello su Hollow Knight, Cult of the Lamb, Narita Boy e via dicendo. Per chi non lo sapesse, questo sito è Deku Deals, perfetto per tenere d'occhio le migliori offerte sullo store digitale di Nintendo. E mentre dobbiamo aspettare domani per scoprire quali saranno i prossimi giochi in offerta a gratis su Epic Game Store, e questa è la vostra ultima occasione per scaricare Beyond Blue e Never Alone, Sony ha appena confermato quali saranno i giochi gratis del PlayStation Plus Essential di maggio. Un mese un po' deboluccio per l'abbonamento base, almeno per quanto mi riguarda. Abbiamo infatti Grid Legends, Chivalry 2 e Descend, tutti e tre disponibili a partire dal prossimo 2 maggio. E mi sa proprio che questo mese la cosa più interessante sarà Humanity, che però arriverà a partire dal 16. Ora però un piccolo detour su Super Mario in ambito extra videoludico. Del film abbiamo parlato in lungo e in largo, ma adesso a rompere il silenzio è Shigeru Miyamoto, che ha rilasciato un'intervista alla stampa giapponese. E con molto candore il papà di Super Mario si è espresso sul successo del film, che con l'uscita in Giappone prevista per questo venerdì si accinge a tagliare il traguardo del miliardo di dollari di incassi al box office. Non poco. Miyamoto è sorpreso dal successo del film e non si aspettava di certo un tale livello di entusiasmo nei confronti della pellicola. Uno dei fattori che dal suo punto di vista potrebbe aver contribuito a questi risultati è stata la ricezione della critica. Cito testualmente: bisogna essere fortunati per raggiungere questo livello di successo. Mentre molti critici stranieri hanno dato al film dei voti relativamente bassi, credo che questo abbia contribuito all'interesse nei confronti della pellicola. Siamo stati proprio fortunati. E speriamo che questa botta di cubo velocizzi i tempi anche per eventuali seguiti e spinga Nintendo a migliorare le sue future produzioni cinematografiche. Le basi di partenza ci sono tutte. E abbiamo anche una notizia dell'ultima ora. L'autorità di regolamentazione britannica ha bloccato l'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft. Un rifiuto che ha colto un po' tutti di sorpresa, visto che fino ad ora, sugli altri territori in cui l'affare era stato preso in esame, gli enti preposti si erano espressi in favore di Microsoft. Eppure l'Inghilterra tira il freno a mano su una accordo dal valore di 69 miliardi di dollari. Il motivo? Con l'acquisto di Activision si rischierebbe il monopolio in ambito cloud gaming, un settore in rapida crescita in cui Microsoft già da ora ricopre un ruolo di estrema rilevanza. Il timore è quindi rivolto al mondo del cloud gaming e non tanto a quello delle esclusive console. Per il CMA il passaggio avrebbe alterato il futuro del mercato del cloud gaming, riducendo l'innovazione e diminuendo la scelta a disposizione dei giocatori britannici negli anni a venire. Non è ancora chiaro a questo punto come si procederà, ma sia Kotick di Activision che i rappresentanti legali di Microsoft garantiscono che questo blocco, nato da un'incorretta interpretazione del mercato, non rappresenta uno stop definitivo. Tutt'altro. Staremo a vedere come si evolverà la situazione da questo punto in poi. E per chiudere la prima parte, sì, è vero, la giornata è stata monopolizzata dalle anteprime di Tears of the Kingdom, ma ricordiamoci che sono uscite anche le recensioni di Star Wars Jedi Survivor e, accidenti, sembra proprio che ci troviamo di fronte a un titolone, un altro contendente per il GOTY 2023. La media su Metacritic è molto alta e si sprecano i complimenti per questa nuova fatica di Respawn. A quanto pare il team è riuscito a migliorare tutto quello che era stato proposto in Jedi Fallen Order, confezionando così uno dei migliori action degli ultimi anni, e c'è chi addirittura dice della generazione. Gli unici punti a sfavore per ora sembrano delle performance non proprio entusiasmanti su console e qualche bug e problema di ottimizzazione in generale che speriamo vengano risolti al più presto con una patch al day one o nelle settimane a venire. Insomma, queste settimane si confermano come le più ricche in assoluto per il gaming. E voi giocherete al day one a Jedi Survivor? Va bene, passiamo alle notizie
notizie del giorno e incredibilmente la news più interessante non riguarda le anteprime di Tears of the Kingdom, ma ancora una volta la fantomatica nuova Switch. È stato scovato un annuncio di lavoro che infatti rende sempre più probabile una continuità a livello software tra Switch e il suo ipotetico successore. È stato Knebel su Twitter a scoprire questo interessantissimo annuncio lavorativo pubblicato dalla divisione europea di Nintendo chiamata Nintendo European Research and Development, dove viene offerta, semplificando molto, una posizione che si occuperà di sviluppare software pensati per l'attuale generazione di hardware e anche la successiva. Insomma, NERD, questo l'acronimo geniale, sembra aver abbracciato una prospettiva cross-generazionale. Ma allora bisogna chiedersi, di cosa si è occupata di preciso questa divisione? Beh, negli ultimi anni NERD ha rivestito un ruolo fondamentale per quanto riguarda l'emulazione su Switch, lavorando in prima persona agli emulatori presenti su NSO, ma anche a cose più specifiche come l'emulazione diretta di Super Mario Sunshine sulla 3D All Stars. E poi ha messo anche lo zampino su cose molto specifiche come tecnologie particolari dietro a Nintendo Labo e anche a Mario Kart Live Home Circuit. Insomma, questo richiamo cross-generazionale sembra confermare quello che ormai ci diciamo da tempo. Nintendo difficilmente lascerà indietro gli utenti Switch e tutti i servizi del Nintendo Switch Online potrebbero essere portati anche su Switch 2, almeno questa sarebbe la soluzione più logica. Questo però non significa che automaticamente anche il supporto fisico su cui girano i software Switch, ovvero la cartuccia, sarà necessariamente compatibile con la nuova console e le sue nuove caratteristiche. Ma in questo Nintendo ha sempre cercato una certa continuità, basti pensare in tempi recenti a DS, 3DS e Wii e Wii U. Insomma, mai dire mai, però gli studi interni sembra che stiano già lavorando in ottica cross-generazionale. Secondo voi, questa può essere vista come una sorta di conferma di retrocompatibilità tra Switch 2 e Switch? Oggi alle 15 sono state spalancate le porte del paradiso, anzi le porte delle isole nel cielo. Stampa specializzata e influencers, che poi più influencers di me in questo momento, beh, penso proprio pochi, hanno finalmente potuto dire la loro su una demo di Tears of the Kingdom provata a Francoforte all'interno del quartier generale di Nintendo Europa. Non farò spoiler di alcun tipo e magari domani dedicherò un video intero sull'idea che mi sono fatto a proposito di questo nuovo tassello riguardante Tears of the Kingdom, però intanto vi riassumo un po' in generale quello che è emerso da questi primi hands-on. Tutti i giornalisti, sia nordamericani che europei che giapponesi, hanno avuto accesso alla stessa demo unicamente pensata per assaggiare le potenzialità del gameplay di Tears of the Kingdom e in particolare, ovviamente, le sue caratteristiche di sandbox. Nessuno ha avuto accesso a informazioni sulla trama, la mappa non era liberamente esplorabile e non c'era alcun contesto all'interno dell'avventura. Insomma, si è trattato praticamente di una demo tecnica per far assaporare le potenzialità del motore fisico del seguito di Breath of the Wild. I pareri sono tutti quanti straentusiastici, si parla di un engine dalle potenzialità sconfinate che spazza in pochi secondi qualsiasi timore che possa trattarsi di un semplice DLC. Se insomma il gameplay di Aonuma non vi ha convinto, a quanto pare bastano pochi secondi per ricredersi completamente sulla carica innovativa di Tears. Dalle immagini si nota qualche incertezza di troppo sul framerate, ma di questo magari discuteremo nel video di domani. In ogni caso, chi lo ha provato è semplicemente entusiasta. Mi ricordo un'accoglienza molto più fredda quando i giornalisti provarono la demo di Breath of the Wild alle 3 del 2016. Quindi, insomma, questo fattore non è da sottovalutare. Non so se ce n'era veramente bisogno, ma se possibile queste anteprime hanno alzato ulteriormente il livello di hype e ormai manca veramente poco. Anzi, poro. Voi siete in hype? Oppure queste anteprime mi hanno lasciato un po' perplessi? Però a questo punto la domanda con cui chiudiamo l'episodio di oggi sorge spontanea. Ma cosa succede dopo Tears of the Kingdom? Dopo Pikmin 4 Nintendo abbasserà la saracinesca e manderà tutti a casa? Probabilmente no, ma fate molta attenzione perché c'è un nuovo evento da tenere d'occhio. Sappiamo infatti che l'E3 quest'anno non avrà luogo, principalmente perché tutti i grandi nomi del settore avevano dato forfait con largo anticipo. A questo punto c'è da chiedersi come Nintendo deciderà di gestire la comunicazione nei mesi estivi. Ci sarà lo stesso Nintendo Direct a giugno o luglio? Beh, questo non lo possiamo ancora dire, ma ad agosto Nintendo tornerà a far parlare di sé, perché dopo una lunga assenza sarà di nuovo presente alla Gamescom,
Assente dalla fiera tedesca dal 2019, Nintendo ha confermato di essere uno degli espositori, anche se non possiamo ancora dire quale sarà l'entità della partecipazione. Vi ricordo che l'evento, che rimane la fiera più importante europea, è sempre preceduto da una opening night live presentata dall'onnipresente Jeff Keighley. Quindi si potrebbe anche pensare a una presenza massiccia da parte di Nintendo, pronta a calare i suoi ultimi assi per la fine dell'anno. Per me la migliore delle ipotesi sarebbe una bella combo con Direct estivo, tante conferme alla Gamescom e poi botta finale a settembre-ottobre con l'ultimo Direct dell'anno, ma forse è veramente chiedere troppo. Secondo voi, cosa vedremo alla Gamescom 2023? Come vi immaginate la fine dell'anno per Nintendo? E questo, poracci, era tutto per oggi. Vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto qua sotto nei commenti per continuare a discutere insieme delle notizie del giorno. Non mi resta che darvi appuntamento al prossimo video, che arriverà quando arriverà, ma probabilmente prima di quello che vi aspettate. Voi, mi raccomando, fate i bravi, riposatevi dormendo soni tranquilli, ma soprattutto starnutite duro. Io sono il Poro Switch, Michele retrocompatibile, ciao! Ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa! Babba via.